Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo ancora insieme con Replay Teleeuropa Network, siamo arrivati al lunedì, Stella Battaglia, lunedì? Oggi è 13 maggio. 13 maggio 2019, parleremo dell'ultimo turno della Serie B, di quelli che sono stati i verdetti, parleremo dei playoff e dei playout. E nella prima parte parleremo anche con il direttore del Corriere dello Sport, e questa era la sorpresa che Stella Battaglia aveva inserito su un post oggi pomeriggio su Facebook. Con Ivan Zazzaroni, poi nella seconda parte avremo con noi in diretta il direttore sportivo Peppe Ursino del Crotone Calcio e parleremo di quello che è successo anche nei playoff, nella prima partita diciamo dei playoff di Serie C. Ce l'ha fatta la Virtus Francavilla a passare il turno di Bruno Trocini, ce l'ha fatta anche la Regina 1-1 in casa contro il Monopoli, stato invece escluso il Rende avendo pareggiato per 0-0 a Potenza. Come miglior piazzamento di classifica al secondo turno va il Potenza. Io passo subito a presentarvi gli ospiti di questa nostra puntata, grazie ancora ad Alessandro Russo. Grazie a voi. Lo sport. Grazie Alessandro, perché poi c'è una notizia, una chicca che ci dovrà dire. Grazie ad Eugenio Carigiuri. Grazie a voi. Già team manager negli anni belli del Cosenza Calcio della Serie B e del Crotone Calcio anche in Serie A. Grazie Eugenio per la tua disponibilità e grazie poi come sempre con noi il nostro amico di viaggio e d'avventura Aldo Cenna. Salve, buon pomeriggio. Allora Stella, ti ho già fatto dire che oggi è lunedì 13 maggio, allora a te la parola, vai. Allora, buon pomeriggio a tutti, si alza il sipario per una nuova puntata di Replay in onda ogni lunedì sul canale 10 del digitale terrestre Teleeuropa Network. Siamo presenti in Calabria ed in Sicilia. Adesso Franco, appunto della Sicilia volevo parlare, volevo dedicargli due minuti se è possibile. Prego, ci mancherebbe, prego, vai. Ok, benissimo. A proposito di Sicilia, allora, noi tutti dallo studio vogliamo salutare calorosamente i cittadini di Palermo. Questo perché siamo seguitissimi a Palermo. Vi spiego subito, ieri passeggiando per un paese nella provincia di Cosenza, un piccolo paesino, incontro due palermitani che praticamente... Ma era sul mare questo paesino, perché questi di Palermo... Sì, paesino sul mare. Ah, benissimo. Abbiamo capito. Diciamo Diamante, diciamolo, dai. Diamante. Camminavo a Diamante e incontro due palermitani che bloccano praticamente il mio cammino e mi fanno mille domande sul calcio delle calabresi, sui play-off, sui play-out, sull'intervento di Braglia riuscito e tante altre domande ancora. Play, no? E quindi sono rimasta esterrefatta appunto di come è seguita la nostra trasmissione Replay anche a Palermo. Ciao a tutti. Salutiamo i siciliani, Allora vogliamo partire subito con l'ultimo diciamo turno di campionato della Serie B. Andiamo a ringraziare Enzo Leonetti in regia, Massimo Fine che oggi pomeriggio dirige la camera e poi abbiamo con noi anche Luca Chito che alla messa in onda insieme a Francesco Camposani. Vai Stella. Benissimo, richiediamo un attimino alla regia i risultati della Serie B. Eccoli qui in onda. Vado a leggerveli immediatamente. Brescia-Benevento 2-3, Carpi-Venezia 2-3, Crotone batte Ascoli 3-0, Verona-Foggia 2-1, Lecce-Spezia 2-1, Padova-Livorno 1-1, Palermo-Cittadella 2-2, Perugia-Cremonese 3-1, Pescara-Salernitana 2-0. Ora richiediamo un attimino alla regia la classifica di Serie B. E questa è la classifica finale, l'ultimo turno di campionato. Al comando vediamo Brescia con 67 punti, a seguire Lecce 66. Che sono in Serie A ormai. Sono in Serie A. Palermo 63, Benevento 60, Pescara 55, Verona 52, Spezia 51, Cittadella 51, Perugia 50, Cremonese 49, Cosenza 46, Crotone 43, Ascoli 43, Livorno 39, Venezia 38, Salernitana 38, Foggia 37, Padova 31, chiude la classifica il Carpi con 29 punti. Ora volevo richiedere alla regia i verdetti finali. Sì, se così possibile. Li facciamo vedere ai nostri amici. Li facciamo vedere ai nostri amici e ai nostri
telespettatori. I verdetti finali, vediamo quali sono. Eccole qua. Ecco qui. Promosse in Serie A, come ha già detto prima Franco, Brescia e Lecce. E la prossima squadra promossa in Serie A sarà la vincente dei play-off. I play-off, vediamo un attimo il turno preliminare, la gara unica, il 17 maggio alle ore 21 Verona-Spezia, il 18 maggio alle ore 21 Pescara-Cittadella. Vediamo un attimino. Allora, vado poi a leggere le semifinali. Vabbè, di andata. Le semifinali possiamo lasciare perché praticamente benissimo, poi ne parleremo più in là, perché poi, ecco, volevo far entrare in argomento i nostri amici, siccome c'è questo discorso sub iudice del Palermo, perché dovrebbe arrivare in giornata questa sentenza del Tribunale Federale Nazionale, allora caro Alessandro potrebbe insomma subire anche uno scossone in questo senso, sia per le squadre, sia per quanto riguarda lo spostamento di una settimana sia dei playoff che dei playout. A te la parola allora, Alessandro. Sì, la situazione è ancora in grande evoluzione, perché l'attesa del verdetto cambierebbe molte cose, perché con il Palermo retrocesso all'ultimo posto ci sarebbe un'altra posizione per i playoff e un cambio sulla retrocessione e sul playout. Ma c'è di più. C'è la questione del Foggia, che ha fatto ricorso al CONI, attende un verdetto che potrebbe ridare due o forse più presumibilmente un punto alla squadra di Grassadone. Anche in questo caso sarebbe una notizia importante e dirimente, perché il Foggia salirebbe di graduatoria, andrebbe direttamente ai play-out con retrocessione di un'altra squadra che, se non erro, dovrebbe essere, mi sembra, la Salernitana in quel caso. Sì, sì. È una situazione abbastanza raccapricciante, a bocce ferme, ma reale. Quindi si attendono. Cosa si attende il Palermo? Il Palermo ha tre opzioni. La prima, quella della retrocessione all'ultimo posto, e sarebbe davvero clamoroso per il Palermo. La seconda, quella di una penalità inflittiva che potrebbe metterli fuori dai play-off in questo campionato. E la terza opzione è quella dell'assoluzione, che è quella che pretende il club con il suo ufficio legale. Ok, grazie ad Alessandro Russo e Eugenio Caligiuri. Allora, andiamo a soffermarci naturalmente sulle calabresi, perché già Alessandro ha detto che potrebbe esserci questo discorso di slittamento di una settimana, anche di squadra, Prato del Foggia. Attualmente sappiamo tutti che ai play-out andranno poi Salernitana e Venezia, con la prima partita che Stella si giocherà, mi pare che a Salerno. Sì, 19 maggio alle ore 18 Salernitana-Venezia. Mentre il ritorno? Il ritorno sarà il 26 maggio alle ore 18 Venezia-Salernitana. Questo perché? Perché il Venezia, nei confronti diretti rispetto alla Salernitana, è messo meglio. Allora, ci vogliamo concentrare. Ascoltando quello che ha detto il mio amico Alessandro, vai Eugenio. Faccio solo una battuta veloce. Da quello che si evince, se il Palermo va quello che aspetta un punto, significa che a retrocedere bisognerebbe essere la Lega e la Federazione. Non è più ammissibile che a giugno facciano partire squadre con dei bilanci che si sa già da adesso che non sono a posto. Ecco, questo è un messaggio, ma lo dico perché è giusto che le altre società che partecipano hanno il dovere e la tranquillità poi di formare delle squadre per gareggiare alla pari. Questo non mi sembra un campionato alla pari, perché poi all'ultimo non si sa chi vince, all'ultimo. Comunque vediamo che cosa accadrà. Per quanto... Sì, ma poi hai detto un'altra cosa importante che io aggiungerei, cioè è questo, in effetti poi il Tribunale Federale Nazionale che si dovrà esprimere a campionato terminato prima dei play-off, che magari slitteranno di una settimana. Anche il Foggia stesso aspira, come diceva Alessandro, a un punticino. Insomma, voglio dire, non si può arrivare a fine campionato. Sa perché dico questo, per parlare di cosa? Franco, lo sai perché dico questo? Perché ho vissuto sulla mia pelle una situazione che ho fatto calcio all'estero. Quando si è vinto il campionato dalla B alla A con l'Eupen, prima tu che... parli del Belgio? No, per far capire che solo in Italia esistono il meno 2, il meno 5, poi non parlare della Lega Pro. Ma lì a maggio vengono
vogliono capire il budget, vogliono gli accertamenti che questo budget sia veritiero, sì, e ti riscrivono e poi dicono sei promosso in A, altrimenti non partecipa al campionato nelle altre nazioni. Io parlo dal Belgio perché ho avuto io esperienze in Belgio. Aldo Genova, allora hai sentito Alessandro, hai sentito Eugenio Caligiuri, il nostro caro amico. Stiamo parlando di una sceneggiata napoletana che c'è già stata già all'inizio. C'era una 19, 22, 20, 18, non si capiva nulla. Irresponsabili chi si permette il lusso di mortificare il calcio, i giocatori, i tifosi, tutto. Questa è mortificazione. E ancora siamo alle code di una situazione drammatica per quanto riguarda una squadra gloriosa come il Palermo, che deve subire ancherie da parte di chi non ha avuto la capacità, come diceva giustamente il nostro amico Caligiuri, di dire i bilanci non sono a posto, signori miei, purtroppo non vi possiamo far partecipare perché non si è avuto questo coraggio, se è così all'inizio, perché se in coda si pensa e si parla di retrocessione, di ultima, tutto quello che si pensa, siamo veramente alla coppa. Peppino De Filippo ci avrebbe fatto un grandissimo film e ci avrebbe fatto ridere tutti quanti, perché l'Italia sta ridendo, una bella perché ancora, teatro, no? Ancora siamo col Foggia che forse deve avere un punticino, che il Palermo, che la... Ci sono situazioni drammatiche che si devono spostare i play-out. Allora, signori, cerchiamo di essere seri. I tifosi hanno bisogno di serietà. Se ci sono delle squadre, qualsiasi squadra, che non abbia non sia nelle condizioni di poter iscriversi al campionato perché le fiducie sono fasulle, perché i bilanci sono fasulli, perché bisogna avere il coraggio di tu non e si denuncia a chi si deve denunciare. Invece qui si fa sempre melina. La melina non va a gioco, appiattisce il gioco. Quando si appiattisce posso il gioco, posso fare poi una domanda? Questa è la verità. Siamo franco, alla follia. Il calcio è alla follia. Posso fare una domanda ad Alessandro Russo? Alessandro, ma un po' Visoc. Dov'è? Dove sta la Covisoc? Ma i controlli ci sono e sono fatti, penso, bene. Qua si tratta di un'altra cosa, perché per quanto riguarda il Palermo si parla di un'inchiesta, che poi ha fatto venire a galla delle situazioni che vanno tutte dimostrate, perché poi il Palermo chiede l'assoluzione, quindi per fortuna è un paese dove c'è il garantismo, quindi a minuti... Ad Horas sapremo il risultato per quanto riguarda la giustizia sportiva e dopodiché potremmo commentare. Bisogna vedere se queste accuse sono veritiere o no. Però non è solamente il discorso del Palermo. C'era anche lo Spezia nel mezzo, poi è uscito. Se guardiamo in Lega Pro, Alessandro, c'è da mezzo. Stiamo parlando della B. Solamente nel girone C è Matera su tutti, insomma. No, abbiamo visto come sono andate le cose. Sì, diciamo che quando si incrocia la giustizia sportiva con la giustizia ordinaria diventa tutto un po' più... Alessandro, ma tu che sei un giornalista attento, noi abbiamo vissuto questa farsa dall'inizio del campionato, 22, 21... Guarda, eravamo tutti spaesati, poi si è arrivata a 19 con... Interventi sintetici, ma non con una squadra che riposa. Noi siamo ragazzi... l'ultimo. Per fortuna che ci siamo salvati in tempo, altrimenti avremmo anche noi non vi accavallato qualche, perché le ultime partite, poi di questo parliamo, sono state veramente, tranne il Cosenza che ha dimostrato serietà, impegno, attaccamento, anche il Crotone. Ma tutto il resto dire, anche il Crotone, anche questa partita Carpi Venezia mi sembra veramente una fregatura. Vabbè, per il Venezia questa è una tua idea, è la mia. Stavo completando, riguardo alla questione delle 19 squadre che devo essere sincero, dal primo istante, io ero presente alla conferenza stampa del presidente Balata a Milano proprio all'inizio della stagione, lui disse chiaramente che non ci sarebbero stati ripescaggi, lo ha detto e lo ha fatto. Io devo dare atto al presidente che è stato una posizione, una è stata mantenuta fino alla fine, quindi i ripescaggi non ci sono stati a 19 squadre. È stata una cosa abbastanza dura e anche pericolosa per la zona salvezza. Bravo. Ma forse ha messo un po' d'ordine. E per quanto riguarda la salvezza, amici che ci seguite da casa, il Crotone l'ha raggiunta battendo in casa Lezio Scida per 3-0 l'Ascoli. Allora, se siamo pronti dalla regia, c'è Isabella Roccam che ha confezionato per noi il servizio appunto su Crotone-Ascoli. Grazie!
Dal 40esimo al 57esimo minuto il Crotone liquida la pratica Ascoli. Un 3-0 secco con le reti di Simi, Pettinari e Benali che per la squadra pitagorica vale la permanenza nel campionato di Serie B. Il Crotone ha interpretato sin dai primi minuti la gara con piglio e determinazione. Del resto non si può vincere 3-0 senza mettere l'anima in campo. Sugli spalti dello Scida oltre 10.000 spettatori che hanno supportato la squadra nell'ultimo atto della stagione. I rossoblù, dopo una lunga cavalcata, sono riusciti dunque a centrare l'obiettivo salvezza. Si chiude un anno difficile per la squadra del presidente Vrenna, partita con i favori del pronostico e precipitata poi nelle parti basse della classifica. Dopo l'esonero, la società ha pensato bene di richiamare Stroppa, il cui lavoro ha dato i suoi frutti. Vedere una squadra che gioca in questa maniera possa essere davvero un bel viatico o una base di partenza per poter pensare a fare un campionato di vertice l'anno prossimo. Campionato di vertice. Ok, stavo sentendo Giovanni Nostroppa, campionato di vertice l'anno prossimo. Diciamo che non in questa settimana, ma nell'altra ci sarà l'incontro tra la dirigenza sia del Crotone, poi sentiremo il direttore sportivo Peppe Ursino, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito telefonico, quello che ci dirà, così come il Cosenza dovrà incontrare il presidente Guaraccio Braglia. A tal proposito, io non so se vogliamo iniziare dal Crotone oppure c'era Alessandro che aveva praticamente una notizia nascosta, che riguarda. No, possiamo intanto gli auguri a Braglia. Ma sicuramente. Stella. Sì, infatti volevamo fare gli auguri di una pronta guarigione a Braglia da parte di tutto lo staff di Tele Europa Network. Alessandro Russo. Ma niente, per quanto riguarda l'allenatore, il tecnico Piero Braglia, praticamente penso con grande piacere da parte dell'ambiente, Braglia al 99,9 periodico sarà allenatore del Cosenza anche la prossima stagione, perché è stato raggiunto l'accordo con il presidente Guaraccio, con il via libera del direttore sportivo Stefano Trinchera, e firmerà, o forse ha già firmato, questo lo sapremo a breve, ma comunque ci siamo, ormai mancano pochissimi dettagli, la riconferma fino al 2020, quindi Braglia firma per un anno ed è un tassello importante perché dà continuità tecnica, perché il management sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera e il tecnico Piero Braglia hanno dimostrato negli ultimi due anni di saper fare, di saper gestire. Braglia è a furor di popolo considerato un allenatore che positivo per il Cosenza, ha fatto vedere di avere esperienza, la squadra ha giocato anche in maniera abbastanza volitiva e divertente per lunga parte del campionato. Ora bisognerà passare all'altra situazione, che è quella della squadra, per la quale Franco, se vuoi posso dare qualche indicazione. No, aspetta, un attimo, dopo, ci bruciamo bene tutte le cartucce. Io volevo far entrare in argomento Crotone prima Eugenio Caligiuri, che fino allo scorso anno era a Crotone, quindi anzi arrivano già i primi messaggini, i primi WhatsApp, dice Massimo Dione Salvi, che salutiamo, dice: caro Franco, puoi dire se è vero che Tutino potrebbe restare ancora per un altro anno con noi? Stamattina il Corriere dello Sport per la verità parla di Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, questo lo abbiamo letto tutti, che insomma Meluso sembra che sia intenzionato a portare in Puglia sia Tutino che Palmiero attraverso il De Laurentiis, il Napoli di De Laurentiis, poi seguiremo. Alessandro, allora, mi volevi dire qualcosa al volo, se no la parola ad Eugenio. No, al volo cosa posso dire? Possiamo dire che intanto chiaramente la situazione del Cosenza è questa. Tutino Palmiero, abbiamo detto mesi fa che sì. Dermacu era in odore di Parma, ora è uscita un po' allo scoperto questa notizia, da questi schermi l'abbiamo detto un paio di mesi fa, che il Parma sì. aveva messo gli occhi dal mese di gennaio su Dermacu. Dispiace perché il Cosenza vorrebbe ancora confermarlo, ma diciamo che non si trova la quadratura, non si trova l'occasione, la volontà per arrivare al dunque. Evidentemente c'è qualcosa nel mezzo che forse è già accaduto, visto che si tratta di un giocatore a scadenza, e questo è stato forse, o potrebbe essere stato, un errore non averlo prolungato il contratto quest'estate. Per quanto riguarda invece gli altri tre gioiellini, parliamo dei tre gioiellini. Per quanto riguarda Tutino, mi sembra ancora un po' prematuro dire dove andrà, perché il Napoli non ha deciso assolutamente cosa fare. Le avanze del Sassuolo ci sono anche, ma il Napoli non ha deciso se vendere il giocatore, non credo che lo voglia vendere. Per quanto riguarda invece Palmiero, sappiamo che il Cosenza ha il diritto di riscatto fissato ad una cifra abbastanza alta, 2 milioni, a 2,2 il Napoli ha il controriscatto. Il Napoli potrebbe decidere anche di ridarlo in prestito, ma poi entrerebbe in gioco la questione adeguamento.
finiamo su Embalo per poi magari dopo parlare degli altri. Embalo guadagna 300.000 euro netti all'anno, netti. 300.000 euro netti all'anno, a prescindere dalla situazione del Palermo, che non sappiamo come si evolverà. Il Cosenza ha avuto a gennaio la capacità, grazie al direttore Trinchiera, di portarlo a Cosenza pagando meno di un terzo dell'ingaggio, perché il resto lo ha pagato il Palermo. Il Cosenza, Embalo gradisce Cosenza, il Cosenza gradisce Embalo, l'ingaggio di Embalo è di euro 300.000 euro netti all'anno. Allora, Eugenio Caligiuri o Aldo, chi si vuole praticamente aggiungere a quello che ha detto? Diremo due parole sul Crotone, perché è giusto che... Aprimi la parentesi, no, Crotone. È giusto, Eugenio, che gli si dia un merito. E grazie ad Alessandro, perché è sempre puntuale e preciso. Grazie. Al Crotone va detto veramente, va fatto un plauso per quello che ha fatto nel girone di ritorno. Ma non è perché non ha fatto bene nel girone d'andata, è perché quando una squadra retrocede, poi con i fatti che dicevo prima, anche confusionarie della Lega, il Chievo, allora ha un po' distratto un po' quell'ambiente. E quello mi dispiace per il presidente Gianni Venne, che ha dimostrato però grande capacità con il suo più stretto collaboratore Ursino, perché ho vissuto là e so veramente la loro intesa, ma non da anni, e quindi la loro intesa, la loro forza. C'è stato un attimo di smarrimento, si sono fatti prendere forse da un qualcosa che la loro esperienza non mi aspettavo, ma a volte forse, ecco, stanche dal periodo estivo, hanno forse fatto quel piccolo errore di allontanare, ma sono errori che credo che possono capitare. Ma sai che ha detto Gianni Vreni in un'intervista che ho ascoltato poi montando i servizi? Ha detto: col paracadute che abbiamo avuto, dice, con la retrocessione, qualche piccolo sfizio, tra virgolette, economico ce lo siamo potuti togliere. Allora, ha detto meno male che abbiamo Presidente, io ho sentito, bravo Franco, ti faccio i complimenti, perché io poi seguo anche per il lavoro che faccio. Grazie, grazie. Ho sentito la sua intervista e siccome ho avuto il piacere di parlare sempre a contatto con lui, ha fatto capire e ha mandato un messaggio. Noi Crotone, il Crotone, con i meriti di Ursino, di quel gruppo di lavoro, e con la famiglia Vrenne, è arrivata a qualcosa di straordinario, la Serie A. Fatto questo discorso, io dico che il Presidente ha mandato un messaggio chiaro. Il budget del Crotone costava tanto quest'anno, perché purtroppo si sono portati i contratti della Serie A dietro, no? E allora ha tentato quest'anno, però io penso che la bravura di Ursino a scoprire dei talenti, il Crotone tornerà ad essere il Crotone nel scoprire i famosi talenti e riuscire, perché no, insieme al Cosenza, a far parlare bene di questa Calabria. Ok, grazie Eugenio Caligiuri, sentiamo. Io vorrei sul Crotone, io... Hai visto che Aldo ogni tanto alzi il dito? No, io siccome sono molto amico, sì. Crotone è una squadra che mi è simpatica, ho tifato, pensa che quando ho giocato a Crotone Juventus, quando in Serie, io Juventino fino alla morte, ho tifato Crotone, perché da calabrese non potevo fare diversamente. Ma una cosa devo dire, però, prego, prego, farei violenza alla mia onestà intellettuale. In effetti io penso che il Crotone ha sbagliato un paio di passaggi. Prima, quando eri in Serie A, mettendo a capo della squadra un allenatore come Zegga. E l'hai sempre detto, tu non sei stato mai amico di Zegga, l'hai sempre detto. Quest'anno a conferenza, ma perché ti è antipatico, perché non è capace? No, mi è antipatico. La domanda te la voglio fare. Franco, ti è antipatico o non è capace, secondo te? No, io amo il calcio, amo gli allenatori che vanno in campo e sanno fare gli allenatori. Zegga non sa fare l'allenatore. Questa è una tua idea. È stato un grande portiere, da quel momento il Crotone purtroppo ha subito violenza sul campo, nel senso che purtroppo non è stato il Crotone che tutti pensavamo. È venuto in Serie B con la presunzione che si portava dietro di essere ancora una squadra superiore, di essere una squadra di Serie A, ha subito l'angheria del Chievo perché meritava di restare probabilmente in Serie A. Il Crotone si è trovato purtroppo con questa squadra, con questi giocatori importantissimi, a lottare fino alla fine, fino all'ultima partita per restare in Serie B. Questo presidente, che è un presidente bravissimo, questo Ursino, che è un direttore bravissimo, purtroppo quest'anno hanno fatto anche un altro errore a cacciare Stroppa. Stroppa ha dimostrato che è un grande allenatore. Avere un allenatore come Stroppa, se è un lusso, mi auguro che quest'anno Stroppa venga confermato e non venga maltrattato come è stato maltrattato quando Stroppa a casa, Oddo a Crotone, 7 sconfitte consecutive, è dovuto arrivare Stroppa per salvare il Crotone all'ultimo passaggio. Questo è il mio pensiero.
perché ci voglio bene al Crotone, altrimenti avrei fatto, avrei violentato la mia intelligenza, sì, tutto va bene, non va tutto bene, si è sbagliato da quel momento, si è continuato a sbagliare, per fortuna è rimasto in Serie B ed è un piacere da calabrese avere il Crotone in Serie B. E allora, grazie. Senti Stella, c'è Elio Principato, zio Elio, che salutiamo, che propone Eugenio Caligiuri come direttore generale del Cosenza Calcio. La telecamera è tua, Elio, io sto leggendo quello che mi ha scritto Elio. Se Elio è sulla poltrona, preferisco prendere un caffè da lui, ma io sono onorato che ci sono persone che evidentemente ricordano il lavoro che ho fatto, ma è anche giusto che quelli che adesso dirigono il Cosenza Calcio hanno il loro spazio, il loro tempo, e molti giovani hanno anche possibilità di crescere. Dipenderà un pochino da quello che vorrà fare il Presidente. Andiamo in pubblicità e ritorniamo subito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora, seconda parte di Replay, ci sono tanti messaggi. Vai Stella. Vediamo un attimino, durante la pubblicità su WhatsApp è arrivato un messaggio. Dopo quello da Giuseppe Tomasi. Che salutiamo, sì. Che è da casa che ci sta seguendo. Dopo quello che è accaduto la scorsa stagione al Cosenza, ripartiamo con una programmazione seria, con la speranza di confermare il blocco della squadra, perché dobbiamo difendere la categoria principalmente e poi chissà. Alessandro Russo, vuoi risponderci? Dovrebbe rispondere alla società più che altro, però in ogni caso io posso dire la mia, quello che so è che la situazione è sempre la medesima. La cosa da dire positivamente, a cui va fatto un grande applauso al Presidente Guarascio e ai dirigenti, perché quest'anno sono riusciti a chiudere in attivo il campionato. Un attimo, forse c'è la telefonata. Alessandro Russo. Ci dicono dalla regia che abbiamo in diretta una telefonata con il direttore del Corriere della Sport, sì. Ivan Zazzaroni. Direttore, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Grazie per essere intervenuto qui al Replay. Prego, allora, e grazie per aver accolto l'invito. Qui con noi c'è Stella Battaglia, la nostra collaboratrice, salve. Alessandro Russo, collega che si occupa di calcio e mercato della Gazzetta dello Sport, poi Eugenio Caligiuri, ex team manager del Cosenza Calcio e del Crotone in Serie A, e il nostro opinionista Aldo Cennamo. Buonasera. Direttore, da dove vogliamo iniziare? Dal caso Palermo, da questo Lecce che è tornato in Serie A dopo 7 anni? Parliamo un po' della Serie B, naturalmente, che è quella che ci riguarda più da vicino. Le domande le devi fare tu, io se vuoi ti posso fornire delle opinioni. Sì, allora partiamo dal caso Palermo. Palermo è un caso di correità, nel senso che per la 2014 in avanti sono state permesse, ma sono cose che sono già successe in altre piazze, sì. Delle gestioni, come vogliamo, borderline, c'è stata pochissima attenzione e si è giunti a un punto in cui il Palermo è in una condizione estremamente critica sul piano finanziario, con il rischio veramente di retrocedere in maniera pesante e di non avere un futuro almeno immediato. Oltre 160 squadre negli ultimi anni sono saltate, chi addirittura ripetutamente, per questioni di carattere prevalentemente economico. Quindi io spero che le famose COPS, confederazioni, istituzioni, e non per questo domani li incontreremo tutti al Corriere dello Sport, comincino veramente a controllare. Qualcosina quest'anno ho visto, veramente l'ho visto, però diciamo a fronte di una gestione sicuramente secondo me fuori luogo, quella del Zamparini negli ultimi anni, estrema da questo punto di vista, c'è una correità da parte delle istituzioni, perché chi doveva controllare non ha controllato, perché se tu guarda questa Parma, sì, in altre piazze, se tu permetti questo tipo di gestioni poi non puoi improvvisamente svegliarti e azzerare tutto, devi quantomeno sentirti corresponsabile. Alessandro Russo. Allora, direttore, buonasera. Oggi leggendo un articolo su Lecce si parlava di due giovani talenti come Tutino del Cosenza, in realtà di proprietà del Napoli, e Crociata, associati al Lecce. Questa Serie B propone sempre dei nomi importanti. A suo avviso quali sono stati i nomi che ritroveremo sul mercato delle squadre di B, a parte Tonali, che ormai è ovvio? Sì, ma guarda, sinceramente io trovo che sia qualcosa di curioso negli ultimi anni, perché pensavamo tutti, no, che uno come Caputo
non potesse segnare in Serie A, che fosse un attaccante di categoria, invece hai visto cosa ha fatto Cassano Empoli. Sì. Per cui, tornando più discorso, sono giocatori estremamente interessanti che non dovrebbero essere in qualche modo ristretti, ridotti o limitati da un discorso di categoria. Crociato è un buon giocatore, tutti lo conosco perché l'avevo visto già nelle giovanili del Napoli e mi pare che qualche presenza l'avesse fatta anche in prima squadra. Giocatori interessanti non sono tantissimi, ma ci sono, ecco, voglio dire, io sarei per una fioritura soprattutto di giocatori italiani, questa è la cosa che mi interessa maggiormente, però per esempio a Benevento sono un paio di giocatori interessanti, ho visto quest'anno anche l'esplosione di finalmente di Roberto Insigne, che già comunque un pochino ha frequentato giocatori superiori. Ti dico, è un campionato che seguo con attenzione e spero che il prossimo anno sia un pochino più visibile da questo punto di vista, quindi credo che DAZN stia lavorando in funzione proprio di una maggiore visibilità del campionato di FIFA. Il Cosenza verrà premiato questa sera a Rimini al Gran Galà, che sarà trasmesso in diretta da Sport Italia come squadra rivelazione del campionato. Il Crotone, direttore, si è salvato nell'ultima appunto gara di campionato, però il Stroppa ha chiesto al presidente Vrenna poi di fare una squadra d'avanguardia. Il Cosenza invece dovrà riconfermarsi e fare naturalmente alzare l'asticella, qualcosina in più magari per cercare di arrivare ai play-off. Io ho una redazione di calabrese, quindi puoi immaginarti come vengono vissute Cosenza, Crotone, sì, purtroppo la Regina, anche il Catanzaro sotto certi aspetti, quindi è una cosa che viviamo quotidianamente. E chi è i calabresi che tifano per la squadra calabrese restano fedeli, raramente si buttano su una seconda squadra, quindi guardiamo con molta attenzione. Io spero veramente che la Serie A possa riavere comunque un esponente importante in atto. Della Calabria, perché per la maggiore rappresentazione appunto anche di una tradizione, perché io frequento, sono molto amico di Gianni Di Marzio e voi potete immaginare Gianni con il grande Gianni, siamo cresciuti con lui, no? Sì, stasera lo vedo anche stasera per il calcio calabrese, quindi grande attenzione, grande simpatia. Siamo cresciuti con Gianni Di Marzio, no, infatti. Allora, Stella, l'ultima cosa, lasciamo il libero il direttore, vuoi fare una... Sì, volevo fargli una domanda, però non è riguardante lo sport. Vabbè, ma il direttore, insomma, è blogger sì, sul Radio DJ. Allora, direttore, dimmi. Visto che lei è giurato a Ballando con le Stelle, sì, quale sì, coppia vede in finale? La favorita, diciamo? Cioè, le finale è a due, è a sei, poi diventa a due, pian piano, progressivamente. Ah, ma okay, io credo che quello che ha espresso per quello che ha espresso fino adesso, credo che Ettore Bassi e Osvaldo siano quelli che parlano meglio. Sì, una volta Osvaldo la metteva dentro, una volta Osvaldo la metteva. E sta molto crescendo Angelo Russo, però direi che questi due sono quelli gareggiano. Sì, grazie, candidati. Benissimo, grazie di essere intervenuto. Grazie mille. Grazie direttore, grazie. E allora Alessandro, mi sembra che sia stato abbastanza esaustivo da Zazzarone. Un intervento a 360 gradi. È vero, no? Abbiamo visto che la B è attenzionata molto. La B, tra altre cose, percepita quest'anno, vista anche dal vivo, è molto diversa dal punto di vista organizzativo, anche come organizzazione rispetto agli anni, a 15 anni fa. Ora la B somiglia abbastanza alla A, non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, quindi in alcune situazioni, secondo me, sia sulla correttezza formale della parte economica, sia sulla parte per esempio della VAR, bisognerà per forza di cose, secondo me, fare un salto di qualità in avanti, perché diciamocela tutta, giusto penalizzare in un certo senso il Cosenza, perché la partita non si è potuta giocare col Verona, il Cosenza ha perso la possibilità, secondo il mio punto di vista, di arrivare molto più in alto, perché quella partita è dirimente, più 3, meno 3, basta fare un calcolo matematico e anche come andamento del campionato, e quindi i cambi devono essere regolari, però ci sono state una serie di circostanze che riguardano tutte le squadre, non riguardano solo le squadre calabresi, che sono state borderline, e senza la tecnologia non si può decidere, non si può dare una cosa così delicata in mano all'improvvisazione. Se c'è la regola della VAR, secondo me va restituita anche in Serie B, perché la Serie B merita di avere
organizzazione importante e regole importanti. Giusto. Allora, Eugenio Caligiuri, se vogliamo aggiungere qualcosa, nel frattempo io prego alla regia Enzo Leonetti di mettersi in contatto con il direttore sportivo del Crotone Calcio, Peppe Ursino, per sapere qualcosina di più su Stroppa. Poi parleremo anche naturalmente sia dell'una che dell'altra, sia del Crotone che del Cosenza, cosa ne penso Ursino anche del campionato che ha fatto. Giusto quello che diceva l'amico Alessandro, perché ragazzi, io l'ho fatto l'ho fatta la Serie B e l'ho fatta per tanti anni. E devo ammettere una cosa, lasciamo la telefonata che... Sì, ci fanno segno dalla regia che abbiamo Peppe Ursino. Sì, Peppe Ursino, il direttore sportivo del Crotone Calcio. Sì. Grazie di essere intervenuto, direttore. Grazie a voi. Allora, direttore, insomma, finalmente il Crotone ce l'ha fatta, ma noi l'abbiamo sempre sostenuto nella nostra trasmissione, che non era assolutamente una squadra che, insomma, alla fine sì, ha lottato con coltello tra i denti, però, insomma, alla fine ce l'ha fatta. In una vecchia trasmissione, una nostra trasmissione di quest'inverno, il direttore Ursino diceva, in effetti, dice, qualche squadra giù, sia il Cosenza che il Crotone, poi se la trascineranno dietro. Così è stato, perché è stato per la Salernitana, è stato per il Foggia e per lo stesso Venezia, che ricorda i tempi di Zenga, quando il Cosenza vinse a Venezia, insomma, le distanze erano abbastanza lunghe. Che vogliamo dire allora, direttore, su quello che è successo a Crotone quest'anno e sul campionato disputato dal Cosenza? Io parto dal Cosenza. Sì. Cosenza è stata la grande sorpresa di questo campionato. E stasera sarà premiata, come diceva il direttore Ivan Zazzarone del Corriere dello Sport, a Rimini come squadra di rivelazione questa sera. Il premio molto, ma molto meritato. È stata una sorpresa, perché per chi non conosceva la squadra e per chi non conosceva l'allenatore. L'allenatore molto preparato, un allenatore che ti porta entusiasmo in una piazza che dopo tanti anni è arrivata in Serie B, e quindi è stato fatto veramente un grandissimo lavoro, e il merito va all'allenatore e al direttore. Per quanto riguarda il Crotone, io dico che quest'anno abbiamo vinto un altro campionato. Sì. Perché girare nel giorno di andata a 13 punti in un campionato a 19 squadre era una cosa impossibile, superare i play-out. Invece noi l'abbiamo fatto, il merito dei ragazzi e dell'allenatore, che nella seconda parte del campionato si sono superati. Ok, allora qui abbiamo Alessandro Russo, anche Eugenio Caligiuri, vediamo chi vuole intervenire, tutte e due. Partiamo con Alessandro Russo, dai. Ho sentito di recente per i complimenti a questa impresa, perché certifico che il lavoro che il direttore fa con il management del Crotone, che ho il piacere di osservare anche live nella zona del mercato, merita sicuramente un'attenzione senza ombra di dubbio diversa dai rischi corsi quest'anno. Quindi intanto rinnovo i complimenti pubblicamente al direttore e al Crotone, perché hanno mantenuto una calma che è solo delle grandi società, perché c'era davvero da capottarsi in alcuni momenti, invece soprattutto dopo la partita a Brescia la situazione è diventata molto negativa. Invece il Crotone ha mantenuto molta calma, e devo dire che Stroppa, non so se il direttore conviene, è stata l'arma in più di questa rimonta del Crotone. Forse è caduta la linea. Pronto? Sì. No, le volevo chiedere se secondo lei Stroppa è stata l'arma in più di questa rimonta. Ma sicuramente sì. Dopo, quando è rientrato, dopo la parentesi 8, la squadra si è compattata con l'allenatore, e nello stesso tempo avevamo fatto già a gennaio delle operazioni, secondo me, importantissime, di giocatori che non volevano rimanere assolutamente a Crotone, e quindi la svolta è stata lì. Premesso che quando noi abbiamo preso l'allenatore, noi abbiamo un certo metodo nostro per quanto scelta degli allenatori, più di uno lo sa, Alessandro lo sa. Prima di prendere una decisione seguiamo l'allenatore, andiamo a vedere gli allenamenti, andiamo a vedere le partite. E per noi la scelta è caduta subito su Stroppa. Quindi non avevamo dubbi sulla capacità dell'allenatore. L'allenatore ha voluto a tutti i costi confermare la squadra della Serie A,
il presidente ha fatto grandissimi sacrifici e l'ha confermata. Poi c'è stato quel tran tra Serie A e Serie B che è stato micidiale. È stato micidiale perché i ragazzi sono stati scombussolati, più di uno non voleva rimanere, all'ultimo minuto hai dovuto cambiare strategie e non è facile. Poi, iniziando il campionato, non hai fatto subito dei risultati positivi e quello poi ti ha portato a fare qualche errore, come quella di cambiare allenatore. E lì quando si sbaglia, quando si va, allora è bene dirlo perché il pubblico lo deve sapere, la gente deve, in quel momento forse abbiamo fatto un errore cambiando l'allenatore, però poi ci siamo tutti compattati e secondo me abbiamo vinto un altro campionato. E questo fa onore quando vengono riconosciuti i propri errori alla dirigenza del Crotone, al presidente Vrenne, al direttore sportivo Peppe Porcino. Prima Eugenio Caligiuri e poi in chiusura abbiamo Aldo Ceno. Salve, sono Eugenio. Ciao Eugenio, ciao. Allora, io ti ho ascoltato e veramente mi fa piacere perché ho avuto anche il piacere di collaborare con te salvandoci in Serie A, ripartendo in Serie A, però i ricordi del calcio è vero non vanno detti perché quello che si fa nel calcio va messo da parte, ma io da te ho un ricordo, come ti dicevo, quando nei nostri lunghi ritiri, belli ritiri, da Chiaravalle, quindi tu sei cresciuto, hai dato a tutti noi un insegnamento che il calcio con delle spese giuste, mirate e come dici te che vai a vedere i ragazzi, gli allenatori, è cosa che io ho avuto modo di con te di quelle 18 mesi, 16 mesi, quelli che sono stati, di arricchire il mio bagaglio professionale. Devo dirti che solo la vostra capacità e della famiglia che io conosco di Crotone, maggiormente fra te e il presidente Gianni Ren, hanno fatto un qualcosa di, forse, siccome parliamo di B, ma è ancora quando si parlava miracolo, no, ai tempi della Serie A, abbiamo fatto un qualcosa. E anche quest'anno dico abbiamo fatto perché ci mancherebbe altro che non tifo per il Crotone, qualcosa ancora di più bello perché in un girone di ritorno hai dovuto fare 30 punti che a 19 squadre è veramente difficilissimo. Complimenti e un salutone a tutti i collaboratori. C'è Aldo, grazie. C'è Aldo Ceno, poi risponde. Ma io una domanda, io l'ho detto prima. Io ritengo che sia Vrenna che tu stesso siete, secondo me, persone eccezionali e avete fatto tanto e state facendo tanto per il Crotone, avendolo portato in Serie A. Ho detto anche che quando io sono un giuventino sfegatato e quando ho giocato con Crotone Juventus, io ho tifato Crotone. Ma devo dire che qualche errore l'avete fatto, lei l'ha riconosciuto, soprattutto quando avete pensato di mettere in panchina, lei ha detto che va a visionare gli allenatori, Zenga, che è stato, secondo me, per il Crotone non una persona fortunata, chiamiamola fortunata, probabilmente quell'esperienza vi avrebbe dovuto insegnare che cambiare ancora quest'anno in corso e mettere Otto al posto di Stroppa perché avete un fior di allenatore è stato anche un altro errore. Io mi auguro che quest'anno il Crotone faccia un campionato in Serie B di avanguardia con Stroppa, perché secondo me togliere Stroppa e prendere altri allenatori sarebbe un peccato. Io ho un grande giudizio su Stroppa, me lo tengo, e penso che lei, che è un conoscitore assieme al presidente, fate lo stesso, perché quell'errore di mettere Otto e cacciare Stroppa l'avreste potuto pagare caro. Sentiamo la risposta del direttore, così poi lo lasciamo. Ci sono tante risposte da dare, però cerchiamo di dalla cosa più importante, di essere sintetici. Allora, la cosa più importante: nella storia del Crotone, il Crotone difficilmente ha cambiato allenatore in corso. L'esempio più lampante è stato il primo anno di Serie A, quando abbiamo fatto 7-8 sconfitte consecutivi, però Nicola noi non l'abbiamo mai messo in discussione. C'è Eugenio lì e lui lo sa come noi ragioniamo sugli allenatori. Quando noi non abbiamo cambiato allenatore l'ultimo anno della
è stato l'allenatore che se n'è andato senza nessun motivo. La squadra era salva in quel momento, senza nessun motivo, e ancora io non lo so perché se n'è andato, perché la giustificazione è una giustificazione puerile. E allora dovevamo prendere un allenatore. Ma quello che le voglio dire è una solo, è una sola cosa: se uno non guarda come lavorano gli allenatori non deve dare un giudizio. Io adesso non voglio difendere Zenga, io ho avuto l'onore di lavorare con lui e ho visto un allenatore preparato, ho visto, noi, io non calcolo, io per me il Crotone dalla A alla B l'anno scorso non è retrocesso, perché sono successe tante di quelle cose durante l'anno, per non parlare degli errori gravissimi dei VAR, non VAR, che ci hanno fatto retrocedere. Però il Crotone non meritava, come stava giocando specialmente nell'ultimo periodo, di retrocedere. Benissimo. Noi abbiamo incontrato le più grandi squadre nelle ultime 4 partite, e se lei si ricorda la partita con la Lazio è stata una partita entusiasmante, loro dovevano andare, hanno perso per noi la Champions League. Quindi prima di dare un giudizio su un allenatore, lo so che sono i risultati, però bisogna andare a vedere come si lavora. Benissimo. Poi ci sono difetti di carattere, ci sono difetti di altre cose. Io ho avuto l'onore di lavorare con Gasperini per 3 anni e certamente devo dire che quelli sono stati anni spettacolari, entusiasmanti, si giocava in un determinato modo. E quello come giocano le squadre di Gasperini. Ogni allenatore ha i suoi pregi e difetti. Certamente ci sono allenatori che ti portano a fare dei risultati molto ma molto importanti, però senza criticare nessuno. Io penso che il calcio è fatto di organizzazione. Io dico che i risultati si ottengono se è una grande società, poi le altre cose vengono. In questo momento la cosa più importante è andare a trovare i ragazzi, farli giocare. Il Crotone deve essere sempre questo. Vero. E com'è il calcio a livello internazionale, i giovani ti faranno fare il salto di qualità, questo è sicuro. Stiamo vedendo la nostra nazionale, il salto di qualità glielo stanno dando i giovani. Benissimo, grazie. Io ho 3 giocatori. Cioè in nazionale giocano 3.000 giocatori che ho avuto a Crotone e lo so la mentalità, la cosa che hanno loro, e quindi sono arci sicuro che le politiche sia del Cosenza sia del Crotone, ma specialmente del Crotone perché ci lavoro io, saranno sempre quelli di andare a trovare i giocatori più interessanti, perché bisogna prima guardare la società e poi le altre cose, perché non bisogna fallire in un secondo. Voi state parlando del Palermo, è una cosa allucinante quello che è successo l'anno scorso col Chievo. Sì, sì. E sì, il calcio deve cambiare. È vero. Se uno l'ha detto anche il direttore Zazzaroni. Deve fare la squadra per 1.000 lire. Benissimo. Allora, direttore, un'ultima domanda da parte del nostro Alessandro Lusso. Allora, direttore, una doppia domanda velocissima. Intanto sicuramente la presenza, per chi non lo sapesse, il figlio del direttore che era il capo scouting del Crotone ora lavora alla Juventus, sì, quindi sì. È la prova provata che il Crotone ha lavorato ai massimi livelli, perché se la Juventus ha preso il figlio del direttore Orsini evidentemente ci sarà un motivo. Ma la domanda è secca, una risposta secca, direttore. Simmi piace... Stroppa ha un anno di contratto, quindi Stroppa non è che lo devo dire io, non mi posso sostituire. No, ma Stroppa al 99% rimane a contratto. Invece la questione di Simi, so che ha delle avance dalla Grecia, ma soprattutto in Belgio. Cosa c'è di vero? qui si tocca un tasto molto molto delicato. Questo è un giocatore che ha fatto miglioramenti straordinari, è un giocatore molto richiesto, è vero, dal Belgio è vero, questo è sicuro, però secondo me questo è un giocatore che anche in Italia sarà cercato da squadre di Serie A. Benissimo, benissimo, grazie.
di essere intervenuti. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Andiamo subito in pubblicità e restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Attivo. Terza ed ultima parte del play, sta volando il tempo questo pomeriggio. Dopo Ivan Zazzarone abbiamo ascoltato anche il direttore sportivo del Crotone Calcio, Peppe Ursino, che salutiamo. È arrivata una nota del Cosenza Calcio, puoi leggere per cortesia, Stella? Sì, certo. Allora, è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Federico II di Napoli l'allenatore del Cosenza Calcio, Piero Braglia. Il decorso post-operatorio prosegue nel migliore dei modi e il tecnico... nel momento di lasciare la struttura sanitaria ha inteso rilasciare una dichiarazione. Sono rimasto molto colpito dall'affetto e dalla vicinanza che la gente mi ha rivolto in questi giorni. Ringrazio la società, i ragazzi e i professori che mi hanno operato, che sono stati eccezionali. Grazie a tutti e tranquilli, sono più forte di prima. Grazie, e grazie a Piero Braglia per questa sua dichiarazione. Introduciamo il Cosenza e poi andiamo a parlare dei play-off della Serie C. Caro Alessandro, perché come dicevo il tempo stringe, a te la parola, vai un giro. Ma intanto cosa c'è da dire? Che il Cosenza è alle prese... Dicevo prima, bisogna fare i complimenti al management, alla società, soprattutto al presidente Guaraccio, ai dirigenti, a chi sostiene il club, perché quest'anno l'organizzazione ha portato il Cosenza, lo possiamo dire, secondo le nostre informazioni, a chiudere con un attivo importante. Quindi il Cosenza chiude il campionato con un attivo economico importante. Benissimo. Questa è una notizia a sua volta, non vorrei essere cacofonico e ripetitivo, importante. Ma c'è una cifra. No, la cifra, sta la cifra lì, no. Vuole dare un suo scoop, però no, è una situazione importante che dovrebbe preludere ad una tranquillità di fondo. È chiaro che bisogna essere cauti nella gestione dei club e il presidente Guaraccio ci ha dimostrato che lui ci sa fare, che è un presidente, un manager di primo pelo, non di primo pelo, di prima fila, di prima fila, una pole position. È chiaro che però il prossimo campionato tutti ci si aspetta qualcosa in più dal Cosenza. Sarà un'annata difficile, bisogna capire qual è il budget a disposizione, perché per esempio parliamo del caso Palmiero. Diciamo che il Napoli riesce, il direttore Trinchera, a convincere il Napoli a dare un prestito Palmiero un altro anno al Cosenza. È chiaro che Palmiero non può più guadagnare meno di 100.000 euro come guadagna adesso, perché chiaramente ha fatto un tipo di campionato che guarda a cose importanti, quindi chiedono un adeguamento importante ai giocatori, ma lo chiedono anche altri giocatori che diamo per scontato che rimangano. E poi c'è il rinnovo di Bruccini che ancora deve essere firmato, quello di Idda, non vogliamo rischiare il caso Dermacu, vero? Perché il caso Dermacu dice che Dermacu, se non ha firmato, probabilmente no, ma insomma c'è qualcosa che... Alessandro, arrivano altri messaggi, ma mi chiedono tutti di Embalo, perché Palmieri e Tutino ormai lo sanno tutti. Della Embalo l'ho appena detto, Franco. Sì, no, magari qualcuno non l'avrà sentito. Caso Palermo da vedere... Perché ci seguono da Parma, ci seguono da Varese, arrivano da tutte le parti. Ma sicuramente, il caso Palermo bisogna vedere come va a finire. Embalo, grazie anche al suo procuratore Beppe Accardi, che è molto legato anche al Cosenza. Fiordilino, si parla anche di Fiordilino. Sì, potrebbe anche pensare a Fiordilino. Ma Embalo va trovato l'accordo con Palermo, poi guadagna, ripeto ancora una volta, viva la privacy, insomma, circa 300.000 euro netti a stagione, ciò vuol dire che diventano 600.000 euro lordi all'anno. Il Cosenza a gennaio lo ha avuto pagando solo 70.000 euro dei 300.000 euro, detto proprio chiara e tonda ai nostri sportivi. Quindi c'è questo problema qua. E poi c'è da capire bene, queste voci di mercato che per il momento sono uscite intorno al Cosenza sono destituite da ogni tipo di fondamento. No, le questioni degli attaccanti, i nomi che girano, non c'è niente di vero. Sì. Certamente Trinchera c'ha già un asset sul quale lavorare, però bisogna stringere i tempi, non perdiamo questo mese di maggio a guardare le stelle. C'è un planetario meraviglioso a Cosenza, per guardare le stelle certo. Si può andare al Alessandro, planetario. Mi arriva da un amico di Perugia, cosa c'è di vero su Galabinov che potrebbe essere...
tesserato il prossimo anno per il Cosenza? No, io ho fatto le mie verifiche, Galabino non è nei radar del Cosenza al momento. Eugenio Caligiuri, tu hai già introdotto il Cosenza, programmazione, Cosenza Calcio, settore giovanile, però devi essere sintetico. Sintetico, allora per la prima squadra ho parlato e credo che da notizie certe, almeno Braglia, dal punto di vista giornalistico, poi Braglia gli facciamo ancora da qui anche i super auguri di una pronta guarigione. Per tornare a parlare di calcio, io vi ascolto, anzi mi piace questo tipo di trasmissione, però non perdiamo che di misura un qualcosa. Il calcio non ha dei periodi dove raggiunge degli obiettivi di risultato, però se non in questi periodi dove trovi la tranquillità, non sai vedere come organizzarti per crescere come grossa società. E io ritengo, per le esperienze mie fatte sia a Cosenza sia fuori, dove la prima cosa da impostare sono le basi, ma non diciamo facciamo il settore giovanile tanto perché siamo obbligati, perché la Lega ci obbliga ad avere quelle squadre a partecipare. Adesso magari questi due anni ci sono serviti per ritornare in B, il primo anno, quest'anno abbiamo sfruttato l'entusiasmo e lo torno a ripetere, attenzione perché il prossimo anno il campionato del Cosenza sarà, qualcuno dirà ma Caligiuri cosa vuole farci arrivare? No, sarà un campionato dove giustamente diceva poco fa il mio amico Alessandro, per avere meno problemi bisogna da oggi organizzarsi anche nel fare la squadra. Poi però da non perdere d'occhio il settore giovanile con una riorganizzazione. Non dimentichiamo, e questo qualcuno credo che a Guarasce, siccome è nuovo di presidenza, va ricordato che quando il settore giovanile si fa e si mira, però si fa e si ci crede, con investimenti anche diciamo giusti, da Cosenza sono usciti i Fiori, i Morroni, i Micele, che hanno portato poi del denaro in casa. Oggi vanno via i giocatori e non portano denaro in casa. Quindi vorrei capire poi se tutti gli anni siamo talmente o bravi o fortunati a trovare fenomeni che ci fanno fare questi campionati. Aldo Cenno, ma allora, ha introdotto Alessandro, ha parlato dei giocatori, eventuali rinnovi, eccetera. Eugenio ha parlato anche di mettere mano al settore giovanile perché i primi due anni sono serviti. Sentiamo la tua opinione. È normale che il primo anno è una neopromossa, ha sofferto, ma poi alla fine ha raggiunto la salvezza 4-5 domeniche prima. Avevamo previsto 39-40 è stata la salvezza. Ma quello che è importante è quello che diceva Alessandro e Caligiuri, cioè programmare una cosa seria. Programmare significa mettere sul mercato soldi, perché ci vogliono soldi, soldini, visto che il Cosenza quest'anno è una delle società che non è in perdita, anzi è in avanzo. Ma io penso che il presidente Guarasce abbia tutto l'interesse quest'anno a mettere in campo una squadra capace di poterci fare dare qualche soddisfazione in più, perché già quest'anno una neopromossa, se avessimo avuto più fortuna, meno arbitri un pochino particolari, tutto, probabilmente noi saremmo già nei play-off. Però poi ci sono stati momenti anche all'inizio di una squadra che aveva bisogno. Oggi stiamo programmando. Se Braglia ha firmato come ha firmato, Braglia non è uno che firma tanto per firmare, tanto per stare a Cosenza perché i tifosi lo vogliono. Braglia firma se è affirmato con delle garanzie. Certamente ci saranno giocatori che purtroppo, perché l'abbiamo messi noi sul mercato e il Cosenza è maestra a mettere sul mercato giocatori importanti, non ci saranno, perché è così, perché uno se Tutino o Palmiero vanno in Serie A, è giusto che il Cosenza sia anche capace di dire andate in Serie A, perché ma se dovessero restare in B è chiaro che Tutino e Palmiero preferiscono stare a Cosenza. Allora la programmazione è fatta di anche perché, caro Franco, secondo me non cambiare troppo farebbe bene. Cambiare troppo bisognerebbe incominciare da capo e assemblare una squadra, non è poi così semplice. Qualcuno mi chiede anche Elio Principato, Alessandro del terreno di gioco, se ne parla. So che ci dovrebbero essere i lavori a fine estate per quanto riguarda il drenaggio, io questo so. Dovrebbero arrivare gli altri seggiolini per lo stadio e poi del terreno, diciamo che lo stadio, ma anche il terreno mi sembra che sia in evoluzione positiva, no? Benissimo, allora Enzo Leonetti, per cortesia, premio Gigi Marulla, salutiamo l'amico Antonello Aprile,
dell'associazione Cosenza nel Cuore e abbiamo, mi pare che abbiamo due fotografie. Sì, sì, allora vediamo un attimino cosa ci ha inviato. Allora, giorno 8 maggio si è svolto il Gran Galà per la terza edizione del Premio Marullo, vinto quest'anno da Luca Palmiero. Il premio, ideato e organizzato dall'associazione Cosenza nel Cuore, ha visto nella fase di premiazione del Gran Galà una partecipazione di quasi 200 tifosi presso una sala ristorante di Zumpano. Luca Palmiero. A condurre la serata è stato Giuseppe Milicchio, con la partecipazione dei giocatori Luca Palmiero e Angelo Corsi, con la presenza di Kevin Marullo. Eccolo qui Kevin. Palmiero come miglior giocatore e il capitano Angelo Corsi per il senso di appartenenza dimostrato. Premiato anche il bambino Emilio, 10 anni, vincitore del primo concorso di disegno Premio Gigi Marulla. Grazie. E allora ringraziamo gli amici dell'associazione Cosenza nel Cuore per il premio Gigi Marulla. L'avete visto dalle foto che ci ha inviato il presidente, che salutiamo, l'avvocato Antonello Aprile. Abbiamo visto la foto di Luca Palmiero, stato premiato, l'ha presentata l'amico e collega Giuseppe Milicchio, che era con noi la settimana scorsa, e poi c'è stato questo ragazzino Emilio, che era abbracciato appunto a Kevin Marulla, che ha vinto il disegno del papà di Gigi Marulla. A proposito, a Kevin le condoglianze, perché è venuta a mancare la mamma di Gigi Marulla, la signora Gina. I funerali ci sono stati 2 giorni fa, e quindi le condoglianze da parte della nostra redazione appunto alla famiglia di Kevin Marulla per la perdita della nonna. E allora vogliamo andare a vedere quello che è successo nei playoff del girone di Serie C. Vediamo subito i risultati, cara Stella, sì. Se ci rimandano dalla regia, eccoli qua. Vediamo un attimo i risultati del girone di Serie C, playoff di girone. Primo turno: Pro Vercelli Alessandria 3-1, Siena Novara 0-1, Carrarese Prepatria 2-0, Monza Fermano 2-0, Sud Tirol San Benedettese 1-0, Ravenna Venezia 1-1, Vicenza perdonami, Potenza Rende 0-0, Francavilla Casertana 1-0, Regina Monopoli 1-1. E poi al prossimo turno praticamente queste sono mercoledì 15 maggio, avremo in programma Arezzo naturalmente Novara, Pro Vercelli Carrarese, sì. E poi andare avanti Feralpi Salò Ravenna, Monza Sud Tirol, Catania Regina, Potenza Francavilla. Eh sì, torniamo in studio perché il Catania entrerà in questo secondo turno dove incontrerà la Regina, quindi la Regina per andare avanti avrà bisogno praticamente di vincere, mentre al Catania basterà 2 risultati su 3, o il pareggio o la vittoria. Mentre è stato ieri ha pareggiato per 0-0 la formazione di Francesco Modesto, ma il Rende è stato escluso, come dicevo nel mio primo intervento all'inizio trasmissione, perché il Potenza si è classificato meglio come posizione di classifica. Allora abbiamo Alessandro Russo, c'è qualcosa? Adesso dobbiamo controllare un attimo sulla questione del Palermo. Controllo. Nel frattempo possiamo andare a vedere la Serie C. Sì, guardiamo la Serie C perché ci dovrebbe essere la notizia del Palermo. Un attimo, però meglio. Sì. E allora possiamo andare. Intanto mandiamo il servizio sulla Serie C che ha confezionato Gianluca Pasqua. Grazie Enzo Leonetti. I playoff continuano per la Regina, mentre il Rende si ferma allo 0-0 di Potenza. Gli Amaranto Dicevoli superano non senza difficoltà l'ostacolo Monopoli, sfruttando al massimo il vantaggio guadagnato in campionato sui rivali pugliesi. Il pareggio, maturato nei 90 minuti disputati al Granillo, davanti a 14.000 spettatori, promuove i padroni di casa, che mercoledì se la vedranno con il Catania in trasferta. La squadra di Scienza, come previsto, non fa da sparring partner. Il primo tempo è molto combattuto e gli ospiti, obbligati a vincere per passare il turno, giocano meglio, creando qualche pericolo per la porta di Confenti, che al 37esimo capitola sul calcio di punizione battuto da Scoppa, l'ex Catania Gelli Granillo, che riprende fiducia nella ripresa, quando gli Amaranto, pur senza strafare, sembrano meno frenati. E Gasparetto ad andare vicino al gol con un colpo di testa che sfiora la traversa, ma la rete del pareggio la segna Ungaro, che raccoglie una respinta dalla difesa e inventa una conclusione la Cineteca che scavalca Pissardo e finisce in gol. È il finale immaginato dai tifosi, che fanno festa e incitano la squadra chiamata adesso a compiere un'impresa al Massimino. Ok, allora sì, abbiamo chiesto alla redazione praticamente. Dobbiamo avere una certezza. Una certezza, sì, sul Palermo si rincorrono le voci. Allora, Alessandro, cosa vogliamo dire di questo primo turno della Regina che ha pareggiato per 1-1 contro il Monopoli? Un gol veramente molto bello, l'abbiamo visto nel servizio di Gianluca Pasqua, di questo attaccante 24enne della Regina,
che stava perdendo 1-0, gol di Ungaro, veramente bello che ha finito. Sicuramente è un risultato positivo per la Regina, perché tra altre cose c'è il ritorno del grande pubblico e ora c'ha l'opportunità fondata di potersi giocare una grandissima opportunità a Catania, dove se non sbaglio la Regina però deve vincere. Sì. Quindi sarà una partita, un derbissimo straordinario, dal quale si attende una grande gara e un grande risultato. Sentiamo Eugenio Caligiuri per quanto riguarda la Regina, potenzialmente dove la potrà Regina, arrivare la squadra di Cevoli. Diciamo che in questo momento c'è un entusiasmo pazzesco, perché ieri c'erano, se non sbaglio, quasi 15.000 spettatori, o 20.000, non so, 14.000. Quindi sicuramente, come diceva Alessandro, a Catania sarà una partita, un derby questa volta, dove c'è dentro anche un risultato importante per proseguire i play-off. Quindi ritengo che c'è da giocare 90 minuti importanti per la Regina, per continuare a tenere questo lumicino di speranza tramite i play-off e raggiungere la Serie B. Allora, qui i telefoni sono impazziti, oggi pomeriggio aggiungi qualcosina, caro Aldo, perché c'è questa notizia del Palermo che stiamo verificando, vai! Ci sono risultati importanti in questi playoff, soprattutto cioè, la Regina ha fatto una bella partita di fronte a un pubblico meraviglioso, 14.000 persone che hanno sostenuto questa squadra, e quindi è ritornata al granillo il tifo, ma c'è anche un risultato che a me piace moltissimo, la vittoria del nostro amico Trocine, che ha battuto la Casertana e va ad incontrare il Potenza. È una squadra che l'ha presa dai piani bassi e l'ha portata nei playoff, quindi è una cosa bella. Adesso entreranno in campo anche, fra un paio di turni, le squadre importanti, il Catania, il Catanzaro stesso. Vedremo quello che succede. È un playoff da seguire, perché secondo me da questi uscirà poi la squadra che andrà, o le squadre che andranno in Serie B. Benissimo, allora Alessandro, vogliamo tornare nuovamente a bomba per quanto riguarda il discorso di eventuali playoff e playout della Serie B, perché manca adesso ancora 10 minuti. Siamo in ansia cercare questa notizia che riguarda il Palermo, perché di questa ufficialità che riguarderebbe una decisione clamorosa che riguarda il Palermo. Stiamo aspettando un'ultima conferma per dare questa notizia, come si suol dire, live, per quanto riguarda il Palermo. Dopodiché sicuramente ci sarà un momento di impasse e si passerà ai playoff e ai playout, che se la notizia è confermata cambiano di molto, e cambia anche la griglia playoff e la griglia playout. Ti aspettavi tu questo defiance del Foggia? Io ho visto la partita, poi il Foggia ha giocare a Verona una non buona è mezz'ora giocare il a Verona non è facile Verona, poi giocare a Verona non è facile, è una partita dove il Foggia se l'è giocata a viso aperto e ha trovato terreno fertile per una prima parte, poi è passato in vantaggio, ha beccato subito l'1-1, ha avuto due palle per il 2-1, poi la partita è andata alla rovescia secondo le aspettative del Foggia, perché il Verona poi è una grande squadra e ha mandato, per il momento aveva mandato il Foggia in Serie C. Allora, Eugenio, allora mi puoi dire qualcosina? No, tu parlavi del Venezia prima, del Foggia, Grassadonia, tu hai avuto pure a Grassadonia. Sì, la Grassadonia però l'anno scorso è retrocesso, quest'anno praticamente. Ma, ragazzi, non dimentichiamo che il Foggia aveva una bella ha avuto squadra. Una penalizzazione, ha pagato anche lui quell'allontanamento che non l'ho capito onestamente, con un recupero con meno 8, mi stava facendo un campionato di tranquillità, sì, però va detto anche che da accertare questa notizia del Palermo, da vedere se al Foggia danno un punto, dicevamo all'inizio, per me questi sono campionati dove alla fine mi vado a richiedere, dici ma che cosa è stato quest'anno la Serie B? Sarà di nuovo una grande città che rischia di sparire come è stato il Bari lo scorso. Io devo dire una cosa, che c'è il nostro direttore, per quanto riguarda, abbiamo sempre parlato durante l'anno, caro Eugenio, era come dire, un format un po' particolare sui generis, quella 19 squadre, si parlava della media salvezza. Attilio Sabato, devo dire la verità, gliel'ho già detto via telefono e gliel'ho confermato questa mattina in redazione, ha indovinato, ci vogliono 39 punti, con 39 punti poi si è salvato praticamente il Livorno e quindi ha avuto ragione chi parlava di 45, 44, 41, 40, non diciamo è stato così, 39 punti ecco, la salvezza. Vorrei fare un complimento, perché io ho,
ho avuto modo di credere in Roberto Breda a inizio della sua carriera. È vero. E vi dico che va fatto un applauso perché anche il Livorno ha fatto una grande impresa. Eccoci, Franco. Qui arrivano un sacco di mail, un sacco di amici. Ci anche siamo, Cosimino Smilari, sì, ci siamo. Vai Alessandro, dai. E anche allora, la relazione arriva l'ok. Allora, ultimo posto, retrocessione in Serie C. Il Tribunale Federale si è espresso accogliendo la richiesta della Procura Federale. Il Palermo sprofonda in un incubo. Quello che aveva anticipato Zazzaroni. Dalla promozione al rischio di dover ripartire da due categorie inferiori. Invece è stata considerata inammissibile il deferimento del patron Zamparini. Chiaramente un quadro grave, i playoff vanno verso il rinvio e ovviamente anche i quello che abbiamo cambiano. Detto. Allora, signori miei, facciamo un ricapitoliamo. Lo abbiamo detto ad inizio trasmissione che poteva esserci uno slittamento per quanto riguarda i playoff. Siamo arrivati al termine della trasmissione quasi, manca qualche minuto, è arrivata la notizia ufficiale del Palermo, il Palermo che è stato retrocesso, quindi è stato confermato a TFN quello che aveva detto in sostanza, nella prima ringa. Ecco. Palermo retrocesso in Serie C, mi dicevi del patron Zamparini che è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che ci sarà uno spostamento anche per i play-out e per la parte alta della classifica. Poi si parla di play-off, ma credo anche per i play-out. Play-off che il Benevento andrà più sopra a questo punto. Franco, vogliamo completarla proprio dicendo una cosa importante. Sì, vai. Tutto questo, chi va a pagare? I tifosi. Perché poi alla fine, ma voi immaginate adesso... il Palermo che stasera si trova all'ultimo posto, qualora poi ci saranno i ricorsi, ma un allenatore come potrà preparare eventualmente se poi viene riammesso dei play-off oppure i play-out? Quindi questo è un campionato, come abbiamo detto all'inizio, falsato. Ma è normale. Ha ragione su questo, Eugenio Caligiuri. Ha ragione. Adesso il Palermo va. Adesso il Foggia va ai play-out. E la Salernitana va in Serie C. Perché la Salernitana rispetto al Venezia è in svantaggio. E quindi il Foggia andrà a fare i play-out con il Venezia. Così è. Guarda, va bene. Perché il Venezia. Dobbiamo studiarla bene questa situazione, Alessandro. Quindi adesso siamo in. E lunedì prossimo avremo le idee molto più chiare. Siamo in prima istanza. Ci sarà il ricorso. Ci passeranno altri 15. Ragazzi, però questo è bravo, ragazzo, questa è la prima istanza, poi farà l'appello di Palermo, società, non sappiamo come andrà a finire. Alcune società poi... credo che invece di comprare dei giocatori compreranno gli avvocati bravi per i ricorsi del futuro, se questo sarà l'andamento del calcio italiano. Io non so ancora quanti minuti abbiamo a disposizione, ancora possiamo continuare, allora Alessandro, ci sarà uno stravolgimento sia per le parti alte della classifica. Vogliamo rimandare Enzo Leonetti, mi mandi la classifica della Serie B, la prima videata, perché così ecco, facciamo... Alessandro, focalizziamo l'attenzione. Brescia e Lecce sono in tutte e due in Serie A, Palermo al terzo posto con 63 punti. A questo punto il Benevento va terzo. Non ci sarà più e quindi il Palermo andrà a far compagnia a Carpi a Padova in Serie C. Il Benevento sarà al terzo posto, giusto? Sì, terzo posto. Anche per i playoff. No, cioè... Salernitana e Venezia, perché non gli danno il punto. Scusami. Gli danno il punto al Foggia. Scusami Aldo, fammi finire. Allora, io sto parlando della parte alta perché anche qui l'ultima squadra è il Cittadella. Significa che non essendoci il Palermo, il Perugia andrà anche nei playoff, caro Alessandro. Perché non c'è il Palermo, quindi il Perugia, che era la prima delle escluse, andrà a fare i play-off. Esatto. Per quanto riguarda la zona bassa, Alessandro, mi focalizzi l'attenzione insieme ad Aldo? La zona bassa, se il Palermo è ultimo Palermo, penultimo Carpi, terz'ultimo Padova. Foggia e Salernitana fanno i play-out. Foggia risale, Foggia Salernitana e il play-out e Venezia. Ma rimane il problema del Foggia, se gli danno il punto, a quel punto c'è tutto un discorso. È tutto un giro ancora. Adesso è tutto. Diciamo che siamo a minuti, aspettiamo pure tutto il dispositivo. Siamo frastornati. Tutto il resto. Vabbè, siamo frastornati. Vediamo qualche approfondimento. Qua forse... Meno male che sia Cosenza che Crotone, come ha detto prima Zazzaroni, il mio direttore. Se le cose vanno così, turno preliminare è Verona-Perugia, Spezia-Cittadella. Vedi, il Perugia nei play-off, perché il Perugia praticamente viene dall'altra parte, in questo momento il play-off cambia, perché mi sa che il play-out cambia, cambia. È in attesa di capire... il play-out te l'ha detto comunque Aldo, il play-out cambia perché praticamente il Foggia non retrocede più.
Vai play-out con la Salernità. Vai play-out. E si salva. Attendiamo le ufficialità. Però. Poi vediamo se abbiamo gli danno... dato tantissime informazioni. In questa puntata di replay. Madonna, abbiamo avuto anche Ballando perché... con le Stelle, abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport. Ma dobbiamo salutare perché non tocca più a noi. Benissimo. Dobbiamo chiudere il programma. Va bene. Allora, salutiamo tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie ai nostri ospiti. Ci rivediamo lunedì 20 maggio, buonasera, sempre qui, canale 10 del Digitale Terrestre Teleuropa Network Replay. Grazie, grazie a Stella, arrivederci lunedì prossimo, arrivederci. Grazie.